Oggi ci occupiamo di multimetri e lo facciamo parlando di questo multimetro Tesman TM510, un multimetro economico ma dotato di autoranging, autospegnimento, sensore NCV e altro ancora. Venite con me. Tra le altre funzioni abbiamo il data hold per bloccare la misura corrente sullo schermo, la retroilluminazione del display LCD e 4000 conteggi al secondo. Un multimetro economico ma non privo di sorprese interessanti. In descrizione troverete il relativo link per l'acquisto. Destinato ad utenti non esperti in materia di elettronica ed elettricità perché non richiede di selezionare la gamma dei valori da misurare. Oltre ad un pratico astuccio, nella confezione troviamo il manuale in italiano. Questo multimetro autoranging seleziona da solo la misura che vogliamo effettuare e questo lo rende di facile ed immediato utilizzo anche per utenti non esperti. All'interno della confezione troviamo la coppia di puntali rosso e nero abbastanza economici, una coppia di batterie ministilo per l'alimentazione e il multimetro vero e proprio. Estremamente piccolo e compatto. Verifichiamo le varie funzioni di misura di questo multimetro con alcuni test pratici. Non è presente il fusibile per la corrente perché non effettua misurazioni di corrente. Sul retro dello strumento troviamo il LED che funge da torcia di illuminazione. Una volta acceso, questo strumento si pone nella funzione di autoscan per cercare la misura da effettuare. Il bello dell'autoranging è che non dobbiamo andare a selezionare la grandezza che intendiamo misurare. Il multimetro lo farà per noi. Esaminando i pulsanti frontali, il primo pulsante a destra dell'accensione permette di accendere alla retroilluminazione ed accendere la torcia posteriore. Sicuramente di grande utilità per la misura in ambienti bui. Possiamo accedere alla funzione NCV, Non Contact Voltage, con il pulsante sinistro. Un sensore di campo elettromagnetico presente nella parte superiore permette di rilevare la presenza di campi elettromagnetici come quelli derivanti dalla 220V alternata presente ad esempio su questa presa. Selezionando questa funzione e avvicinando lo strumento alla 220V avremo il display e un LED che si illuminerà e ci informerà della presenza di campo elettromagnetico. Funzione molto utile per scovare interruzioni di linea. Le altre misure per così dire ordinarie sono la misura di tensione in corrente alternata, in corrente continua, misura di resistenza e misura di continuità, inserendo i relativi puntali. Come già detto, questo multimetro non può misurare le correnti assorbite né tantomeno le giunzioni di diodi e transistor. Tenete a mente questi limiti se siete un hobbista di elettronica. Iniziamo i primi test andando a misurare la tensione alternata prelevata da una qualunque presa a 220V. Il bello di questo autoranging è che non devo selezionare nulla, inserisco direttamente i puntali sulla presa e avrò la lettura in base alla gamma adeguata, senza alcuna incombenza per l'utente del multimetro. Il multimetro si commuta automaticamente sulla tensione alternata con una lettura di 227 volt. A questo punto andiamo a misurare tensioni continue e tensioni anche alternate di più basso valore. Mi procuro un alimentatore classico con trasformatore da 5,7 volt e 300 mA, 7 watt di potenza. Andiamo a misurare la tensione continua in uscita da questo alimentatore tradizionale. Anche qui, in maniera automatica, senza selezionare alcuna portata, misuro una tensione continua DC di circa 8,21 V. Una tensione continua più alta dei 5,7 V dichiarati sul trasformatore perché non abbiamo alcun carico all'uscita. Con 300 mA di assorbimento la tensione scenderà fino al valore stabilito. Vado a bloccare il valore di questa misura con il tasto Data Hold. Verifichiamo la precisione di questo multimetro misurando la stessa tensione con un altro multimetro professionale, sul quale ho dovuto impostare col selettore la grandezza che vado a misurare.
Fermo la lettura su 8.25 volt. Anche qui il multimetro economico mostra una discreta precisione. A questo punto direi di andare a misurare la tensione alternata che all'interno del trasformatore genera questa tensione continua. Si tratta di un classico trasformatore con circuito di raddrizzamento e filtro, nel nostro caso a doppia semionda. In questo circuito due diodi prelevano la tensione alternata di circa 13 V dal secondario di questo trasformatore compresa centrale, raddrizzando ciascuna semionda fino ad ottenere i nostri 8,3 V continui a circuito aperto. Applicando a ritroso questa formula dovremmo avere un valore di tensione alternata di circa 6,4 V. Andiamo a misurare una delle due metà di questa uscita secondaria del trasformatore per cercare questa tensione alternata. Attenzione! Quando aprite un alimentatore ricordatevi sempre che il primario è connesso alla 220 e toccando questo polo rischiate la folgorazione. Anche qui, senza selezionare nulla sul nostro multimetro, vado a misurare la tensione alternata presente sul secondario nella prima metà del trasformatore. Abbiamo 6,38 V alternati. Ripetiamo questa misura con il multimetro professionale, abbiamo 6,32 V. Dunque anche la misura di questa tensione a corrente alternata risulta abbastanza precisa. Non solo, ma il valore di tensione alternata è coerente con il valore di tensione continua trovato all'inizio e coincide quasi perfettamente con la nostra formula per il calcolo della tensione efficace. Dunque, quando avete un circuito raddrizzatore con trasformatore diodi, potrete utilizzare questa formula per il calcolo della tensione continua in uscita sul condensatore elettrolitico a circuito aperto. Con l'assorbimento del carico questa tensione inevitabilmente si abbasserà. Misuriamo anche la tensione alternata in uscita dal trasformatore, sempre con il multimetro professionale. Abbiamo una tensione alternata di 12,60 V. Sul nostro multimetro economico abbiamo 12,68 V alternati. Anche qui direi che abbiamo una buona precisione. Non è facile trovare modelli così economici dotati di questa discreta precisione. Bene, a questo punto andiamo ad effettuare le misure di resistenza. Anche qui, senza selezionare nulla, poniamo direttamente i puntali sull'avvolgimento primario del trasformatore. Abbiamo una resistenza di circa 767 ohm, tipica di un piccolo avvolgimento primario. Viceversa, il secondario del trasformatore, avendo un minor numero di spire ed una sezione maggiore del filo in rame per fornire più corrente, risulterà avere una resistenza quasi pari a zero. Come già detto, con questo tester non possiamo misurare la giunzione di un diodo, che evidentemente necessita di un tester più professionale, dotato del tester per giunzioni. Nello specifico, questo diodo ha un valore di giunzione di 538 mV. Ma torniamo al nostro piccolo multimetro autoranging. Andiamo ad effettuare la misura della bontà del condensatore elettrolitico andando prima a scaricarlo e poi a misurarne la resistenza elettrica. Se il condensatore è buono, leggeremo un valore che cresce costantemente nel tempo. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per dimostrarlo mettendo un bel like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro contributo. Questa resistenza crescente è il condensatore elettrolitico che si sta caricando grazie alla corrente fornita dal tester. Questo tipo di misura ci consente di stabilire la bontà dei condensatori elettrolitici. Andiamo a ripetere la misura. Scarico nuovamente il condensatore elettrolitico che nel frattempo si è caricato e vado a ripetere la misura della resistenza.
Nel caso di condensatore elettrolitico difettoso, questo valore di resistenza non cresce nel tempo, potremmo avere una misurazione pari a 0 ohm o addirittura pari a resistenza infinita. Bene, una volta effettuati questi test grazie al nostro piccolo trasformatore alimentatore classico tradizionale, andiamo ad effettuare il test di continuità semplicemente cortocircuitando tra loro i puntali. In realtà la continuità viene stabilita allorquando la resistenza misurata è al di sotto dei 50 ohm circa, come specificato nel manuale. Verifichiamo questa caratteristica con un piccolo trimmer da 470 ohm. Leggiamo il valore di questo trimmer inserendo i puntali all'estremità dei due terminali. Abbiamo 475 ohm. Attualmente il perno centrale è regolato per avere su questi due pin circa 100 ohm. Andiamo a ruotare il perno centrale per avere un valore minore di resistenza. Con 60 ohm vedete che il tester rileva la resistenza ma non suona. A questo punto abbassiamo ulteriormente il valore al di sotto dei 50 ohm. Con una resistenza di 45 ohm sentiremo il tester suonare. Questa caratteristica fa sì che il tester sia poco reattivo al test di continuità, perché lo strumento misura prima la resistenza e poi ci informa della continuità. Tenete bene a mente questo difetto se vi necessita un tester di continuità più veloce. Bene, chiarito questo aspetto sulle misurazioni, vediamo altre caratteristiche essenziali. Il multimetro è dotato di autospegnimento dopo 15 minuti da inattività, autospegnimento che può essere disabilitato premendo contemporaneamente il pulsante NCV all'accensione. Per concludere, altra caratteristica non meno importante, la tensione minima che questo strumento riesce a leggere è di circa 0,8 volt. Nel manuale trovate anche altre caratteristiche di dettaglio, come per esempio il valore delle 50 ohm come soglia per la continuità e anche il range di misura della tensione continua che va da 4 volt a 40, 400 e 600 volt. Bene, per concludere questa recensione di questo multimetro economico auto-ranging, non poteva mancare il suo smontaggio per vedere cosa c'è all'interno di questo prodotto. Una volta rimosso il guscio verde di protezione, svitiamo le quattro viti e osserviamo il contenuto. Da notare il collegamento a contatto delle batterie con due molle poste sul PCB e vediamo il semplicissimo circuito elettronico. Al centro, sotto questa goccia di isolante, troviamo il microprocessore principale che si occupa di tutte le misurazioni. Possiamo osservare dei partitori resistivi SMD in corrispondenza del pin di ingresso positivo. Abbiamo anche diversi transistor sulla sinistra per il comando dei vari LED, non ultima la torcia per l'illuminazione posteriore. Abbiamo infine un transistor che comanda la cicalina piezoelettrica. In generale questo Tesman TM510 è un ottimo multimetro economico con un buon rapporto qualità-prezzo, ma per un uso prettamente casalingo destinato soprattutto anche ad utenti meno esperti in materia di elettricità e di elettronica, perché non occorre effettuare alcuna selezione per fare le varie misure in campo elettrico. È dotato di interessanti caratteristiche che lo rendono molto utile e comodo in svariate situazioni. Il sensore NCV per i campi elettrici lo rende unico e peculiare. Si tratta di una caratteristica che di solito è presente solo su multimetri di alta fascia. In generale ne consiglio l'acquisto soltanto per un uso casalingo e non per un livello hobbistico elettronico professionale. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io vi lascerò qui sotto in descrizione il link per l'acquisto di questo multimetro ad un ottimo prezzo con un codice sconto esclusivo per voi che mi seguite. A me non rimane che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima volta.